un apprezzamento per un'iniziativa che certamente rende esplicita, mette bene in evidenza, richiama l'attenzione, insomma, su alcune questioni sulle quali credo sia opportuno richiamare in generale l'amministrazione pubblica, ma anche l'opinione pubblica, perché certamente sono temi, questioni di civiltà generale, quindi sulle quali non ci possono essere, come dire, riserve. Nel merito delle tesi sostenute, dato le deleghe a cui sono stato chiamato, parlerei di due questioni. Una, la questione delle gare d'appalto in generale per la realizzazione di opere come anche per la gestione di servizi o la fornitura di beni. Perché certamente è un tema sul quale si sta molto ragionando con le associazioni di categoria e in generale nelle amministrazioni pubbliche per evitare, per un verso, appunto, la rincorsa senza misura, senza limitazione, senza contenimento, al massimo ribasso che poi si riverbera, si scarica sulle parti più deboli della compagine sociale, ovvero coloro che prestano attività lavorativa al minimo livello, al più basso livello di professionalità. Nel senso che poi naturalmente questi ribassi offerti, che sono certamente di interesse in astratto per la pubblica amministrazione perché consentono di ridurre i costi della produzione di beni piuttosto che dell'acquisizione di servizi, però per altro verso danno luogo a situazioni nelle quali le condizioni lavorative minimi, i diritti minimi, anche ad un salario adeguato, sono spesso, spesso non realizzate. Certo, è possibile perseguire tutte le illegalità legate alla prestazione dell'attività lavorativa, però è altrettanto vero che la diffusione di queste situazioni risulta tale per cui poi è complicato riuscire ad allestire una macchina che tenga sotto controllo tutto questo grande panorama. Allora, certamente bisogna superare il massimo ribasso come elemento unico di valutazione delle offerte e aggiudicazione delle gare d'appalto. Altrettanto si deve dire però che non può essere del tutto trascurato. L'elemento economico entra in gioco, deve entrare in gioco necessariamente in relazione alla necessità di contenere i costi delle attività della pubblica amministrazione. Occorre però adottare un criterio, come si dice, più qualitativo, e allora la formula che viene usata normalmente è quella della offerta economicamente più vantaggiosa, che appunto mette in conto non soltanto l'elemento economico, ma anche la qualità della prestazione, attraverso tutta una serie di parametri che vengono introdotti in sede di gara, in sede di bando di gara. Importante, quindi credo vada sottolineato. Secondo tema rapidamente su cui voglio spendere qualche considerazione è quello della promozione del co-housing, del mix sociale e pratica più diffusa, di più lunga storia. Il co-housing invece è pratica più recente, di derivazione anglosassone, sulla quale ci sono ancora poche esperienze in Italia, in particolare a Torino certamente, in Italia può essere ce ne siano un po' di più, ma certamente a Torino sono ancora molto poche.